Perfetto, Chuck. Bene, benvenute, benvenuti. Siamo davvero, io sono un po' emozionata perché questo non è senz'altro il primo webinar che tengo, ma è il primo di una serie di webinar che teniamo nell'ambito di un progetto pilota che è promosso da MailChimp & Co., la community dei professionisti e professioniste che usano MailChimp non solo per sé, ma anche per i propri clienti. MailChimp & Co. è una community globale che raccoglie freelance e persone che lavorano in agenzie. E, per l'Italia questo è un progetto, una novità assoluta, ma è anche una novità assoluta a livello globale, perché questo è il primo progetto pilota destinato a una nazione specifica e siamo noi a inaugurarlo. Quindi siamo davvero onorati e felici di essere qui. E questa in particolare è la primissima iniziativa di questo progetto pilota MailChimp & Co. in Italia. Ed è il primo di una serie di webinar che faremo, diciamo, a cadenza mensile e che fanno parte di una serie di iniziative di formazione, networking e, diciamo, potenziamento delle persone che in Italia lavorano usando MailChimp. Quindi vi annuncio subito quelli che saranno i prossimi appuntamenti, anche se probabilmente li avete letti nella landing page dedicata ai webinar. Il mese prossimo, il 12 maggio, avremo un webinar dedicato al programma partner di MailChimp. Il 9 giugno, uno dedicato alle automation, le vecchie e le nuove. E a luglio, invece, faremo un incontro, un webinar dedicato al cosa bolle in pentola su MailChimp, non solo per email marketing, ma proprio più in generale, diciamo, l'evoluzione della piattaforma che è sempre stata e lo è tuttora anche oggi molto molto veloce. Ogni settimana praticamente ci sono delle novità, nelle release notes escono fuori cose nuove. Tutti questi che vi ho detto, compresa la giornata di oggi, sono dei webinar online, ma ci vedremo anche in persona perché parteciperemo proprio come progetto MailChimp & Co. in Italia al Web Marketing Festival We Make Future di Rimini. Quindi il 16 di giugno io e Marco saremo diciamo, moderatori di una delle sale tematiche, quella dedicata al content, e in particolare il 17 di giugno, seconda giornata di WMF, terremo un workshop, numero limitato di partecipanti, una sala da un'ottantina di persone, dedicato a essere agenzie e freelance migliori. Quindi qualcosa proprio che aiuti le persone che fanno parte o che possono far parte della community MailChimp & Co. Due parole di presentazione nostra. Io sono Alessandra Farabegoli, mi occupo di digital marketing da un sacco di tempo, da più di 2 decenni. Sono oltre che co-founder e socia di Palabra, come vedete da questa slide, anche co-founder e socia di Digital Update, un progetto di formazione sui temi del digitale. Sono pro partner MailChimp. Marco, lascio la Sì, ciao. parola al mio socio Marco Ziero. Allora, anch'io sono molto felice di essere qui perché vi racconto velocissimamente un dietro le quinte. Alessandra ed io abbiamo proposto questo progetto pilota più di un anno fa. Siamo stati inizialmente molto contenti che MailChimp si sia messa nelle condizioni di ascoltare e poi anche in realtà di scaricare a terra, no? Questa iniziativa, perché fondamentalmente ci siamo incontrati nel momento giusto, anche loro stavano pensando all'internazionalizzazione. Quindi aver vissuto questo anno e mezzo di preparazione mi porta effettivamente sì, a essere proprio molto molto felice, insomma, di questo primo appuntamento pensato per la community dei partner. Vabbè, io insomma, mi occupo di email marketing automation dal 2015. Nella mia prima esperienza lavorativa, Moca. Diciamo oggi siamo qui, io e Alessandra. Questo ci tengo a dirlo, non grazie a Palabra, nel senso che appunto questo percorso con MailChimp è nato prima di Palabra stessa, e quindi siamo qui perché siamo due pro partner di MailChimp e siamo stati individuati, confermati da parte loro come ambassador. Questo anche per dire che non è circoscritto
Palabra non è necessariamente circoscritto solo a noi due, per cui insomma se c'è qualcuno tra voi partner che ha voglia di salire a bordo, insomma, parliamone. Ecco, e basta, io direi che lascio a te Alessandra il Sì, microfono, io scelgo. vabbè, è il momento in cui anche vi chiediamo anche a voi di presentarvi un attimo, non solo adesso i vostri nomi, li vediamo dalla lista dei partecipanti, ma vi vorremmo fare un paio di domande anche per capire, diciamo, qual è il pubblico, dal vivo di questo webinar. Quindi, se Marco vuoi lanciare il primo sondaggio. Vi chiediamo innanzitutto se lavorate da freelance, se lavorate in agenzia, se lavorate in azienda, quindi non come fornitori di servizi digitali, ma come utenti di servizi digitali di Mailchimp, o se passate di qui e fate qualcos'altro. Ha votato l'86%, 88%. 88. Forza, forza. La percentuale dei votanti. Si vede che stanno arrivando 9 persone, 88%. Aspettiamo qualche secondino, dai. 90%. 90%. Beh, direi che la possiamo chiudere se vuoi darci i risultati, Marco. 2, così facciamo proprio il minutino. Eccolo qua. Condivido. Ecco i risultati. Quindi, bene, abbiamo una buona parte di freelance, un buon terzo in agenzia, e insomma, quindi diciamo che i destinatari principali di questa serie di iniziative sono naturalmente freelance e agenzie, cioè chi lavora professionalmente con Mailchimp anche per i propri clienti, e naturalmente però anche gli altri e le altre sono i benvenuti qui. Il secondo sondaggio che lanciamo, chiedo a Marco di farlo partire, è rivolto, direi, soprattutto a chi è freelance, a chi ha risposto freelance o agenzia nel primo sondaggio. Vorremmo capire se già conoscete la community MailChimp & Co. e ne fate parte, e se siete partner o pro partner. Allora, Vedo già dalle anticipazioni dei risultati che, diciamo, c'è una buona porzione di partecipanti che non fa parte di MailChimp & Co. E quindi direi che queste iniziative sono un'ottima occasione per conoscere meglio il programma MailChimp & Co. e entrare. Come dicevo, MailChimp & Co. è una community globale, e quindi ci sono professionisti e professioniste da tutto il mondo. E io, Marco, se vuoi mostrare i risultati, consiglio caldamente a chiunque lavori, usi professionalmente MailChimp, di aderire a MailChimp & Co. perché è una grandissima opportunità di crescita personale, di formazione, ma anche di business. Io sono più di 2 anni che ne faccio parte, sono fin dall'inizio, anzi sono uno dei 5 coordinatori della community globale. Devo dire che al di là del mio ruolo di coordinatrice della community, in questi 2 anni ho avuto modo di conoscere un sacco di persone e di imparare molto da loro, oltre che naturalmente di offrire io stessa aiuto e supporto ai colleghi e colleghe. Bene, ma passiamo al tema di oggi. Il tema di questo webinar è il nuovo editor MailChimp. Nuovo editor MailChimp che è stato una delle novità arrivate a fine 2020, e ancora adesso, se andiamo nella sezione di configurazione dell'account, dove ci viene chiesto qual è l'email builder di default che vogliamo usare, nella scelta fra Classic Builder e New Builder, il New Builder è classificato come beta. Devo dire che quando è uscito a fine 2020 era una beta molto beta, mancavano un sacco di cose e anche robe che, insomma, fino ad allora avevamo considerato assolutamente
necessarie e indispensabili. Il classic builder, quello che in codice viene chiamato Neapolitan, era in uso da diversi anni ed è sicuramente uno strumento, insomma, che tutti noi abbiamo usato con grande profitto e con grandi risultati. Inizia a mostrare un pochino di insomma, un po' i suoi anni, quindi ci stava che MailChimp proponesse un builder nuovo, aggiornato. Quando è uscito fuori, diciamo, c'erano tante cose da fare e infatti la reazione, diciamo, l'accoglienza da parte dei partner non è stata entusiastica, per usare un eufemismo, e un sacco di gente, io per prima, l'abbiamo aperto, abbiamo cominciato a lavorarci, abbiamo detto, ma che cos'è questa roba? Non ci possiamo fare niente, continuiamo a usare il Classic Builder. E poi, vabbè, questa cosa è andata avanti per un pochino di tempo. A un certo punto, io e qualcun altro, insomma, ci siamo detti, vabbè, insomma, bisognerà cominciare a conoscerlo, anche perché da parte di MailChimp il messaggio era molto chiaro. D'ora in poi tutte le evoluzioni sulla piattaforma, lato email builder, saranno fatte sul new builder, non più sul classic. Quindi, per tutta una serie di motivazioni tecnologiche, lo strumento che si andrà a sviluppare, lo strumento che avrà delle evoluzioni, sarà il new builder. A questo punto io insomma, mi sono anche un po' nel mio ruolo di coordinatrice della community Slack dei partner, mi sono rimboccata le maniche e ho cominciato a testare il new builder e a compilare un lungo documento in cui via via che trovavo delle cose mancanti, le segnalavo e diciamo, segnavo il perché, spiegavo il perché ci sarebbero dovute essere quelle che c'erano nel Classic Builder e quelle che ancora nel Classic Builder non c'erano, ma che noi ritenevamo importanti. Si è trattato di un lavoro condiviso a cui hanno partecipato altri partner. Ci sono stati un sacco di anche riunioni su Zoom insieme al gruppo di lavoro che sviluppa l'editor e questo, tra l'altro, è uno dei vantaggi del fare parte della community dei partner. Si ha un accesso diretto molto spesso alle persone che lavorano dentro MailChimp e quindi si può avere una voce in quella che è l'evoluzione della piattaforma. E questo ha fatto sì che, insomma, il new builder, benché ancora venga classificato come beta, sia andato molto avanti. E questa è un'ottima cosa perché avere all'interno della piattaforma ESP un editor funzionante e funzionale è un grandissimo vantaggio, perché dovremmo costruire i template e le campagne email usando gli editor dentro a MailChimp, tanto perché sono generalmente strumenti facili da usare, che permettono di creare velocemente delle campagne responsive, delle campagne testate sulle maggiori piattaforme, delle campagne integrabili con tutta una serie di funzionalità, ad esempio con i dati che provengono dall'e-commerce. I template che creiamo con gli editor a blocchi sono delle strutture flessibili, estendibili, espandibili e a partire dai modelli di base possiamo veramente fare tantissime cose e oggi ne andremo anche a vedere un po'. Vi chiederei e chiedo a Marco di far partire un altro poll. Chi di voi già usa il new editor di MailChimp? Quindi non l'avete mai neanche provato, oppure avete fatto come tanti partner che conosco, ho provato a usarlo, ma me ne sono scappata schifata e continuo a usare il Classic Editor, oppure lo uso in qualche progetto pilota, ma coi clienti resto sul vecchio, oppure sì, lo sto usando sia per me che con i miei clienti. L'80% di risposte. Diamo ancora qualche secondo per consentire anche agli ultimi di votare. Ora siamo in 70. Ok, chiudiamo il sondaggio e vediamo i risultati. Allora, vedo che diciamo, più di 6 persone su 10 che sono qui non hanno mai usato il nuovo editor e una parte di voi ha provato a usarlo ma poi se n'è andato, quindi direi che
insomma, spero che uscirete da questo webinar con la voglia di lavorarci un po', anche quel 14% che lo sta già usando sia per sé che con i clienti. E quindi per farvi venire voglia di usarlo, direi, Marco, togliamo i risultati e andiamo a vedere come lavorarci. Quindi mani in pasta e andiamo direttamente a provare a creare una campagna con il nuovo editor. Quando noi iniziamo a creare una campagna con il nuovo editor, andiamo direttamente nella fase di design, MailChimp ci mette di fronte un template molto base nel quale in alto c'è il logo del nostro account. Io qui sto lavorando sul mio account MailChimp, quello da cui mando la newsletter alessandrafaravegoli.it, e naturalmente all'interno di questo account il logo di sistema è il mio logo e MailChimp me lo mette qui. Chiaramente questo è un template molto molto essenziale, molto semplice. Io posso scegliere fra una serie di template, alcuni di questi sono i template che ho creato io, ho salvato. Poi ci sono le proposte generate per me dal Creative Assistant che lasciamo perdere per un momento e poi ci sono i template base di MailChimp, quelli che ci vengono proposti, diciamo, come canvas di partenza e questo chiaramente è uno di loro. Quindi restiamo su questo template base e vediamo che cosa possiamo farci. Questo template base, come tutti i template di MailChimp, è una tela all'interno della quale noi possiamo inserire tanti blocchi di contenuto. Non abbiamo, come era nel vecchio, nel Classic Editor, un pannello a lato con i vari tipi di contenuti. Sì? Hanno presente che non vedono le slide, ma sono fermi al sondaggio. Ok. Magari chiedo, perché a me è arrivata una notifica via messaggio. Adesso si sono. Eccoli qua, adesso sono caricato un sacco di domande che dicono la stessa cosa. Ok. Stanno continuando il Sì, sondaggio. scusate. Allora, forse devi togliere il sondaggio. Vado su sondaggi. Ecco, adesso. Ok. Adesso Ora dovreste vedere. vedete l'editor? Una conferma? Ora si vede o si vede? Ok, perfetto. Perfetto, allora guardate, per essere più, per rifare le cose dall'inizio, così siamo tutti sulla stessa pagina, esco e riparto dalla creazione campagna. Quindi creiamo una nuova campagna, email. All'interno del mio account MailChimp, io ho scelto come editor di default il New Builder. Quindi faccio un passo indietro. Come facciamo a scegliere di lavorare sul New Builder invece che sul Classic Editor? Andiamo nei setting del nostro account, nelle impostazioni del nostro account, scorriamo qui giù. E troviamo questa parte in cui possiamo dire qual è il nostro default email builder, quindi qual è l'editor che useremo per creare le nuove campagne. In questo caso, come vedete, nel mio account io ho scelto come editor di default il new builder. A questo punto torniamo nella nostra sezione campagne, riprendo la mia campagna di test e vado a definirne, diciamo, il layout, la struttura. Il template che mi propone MailChimp di default è un template molto base,
È un template base e io posso scegliere fra i template predefiniti, come vedete sono tutte delle varianti del template base, salvo che per i colori di sfondo o l'allineamento. In tutti questi template, se notate, nella miniatura in alto c'è un logo che nel template effettivo, nel canvas effettivo, viene sostituito con il logo di default del nostro account. E poi chiaramente io potrò anche andare a scegliere fra i template che ho salvato avendoli creati in precedenza. Poi ne andremo a vedere alcuni. Torniamo sul nostro template di base. Il nostro template di base è una tela nella quale noi possiamo inserire tanti blocchi. Resto un momento sul blocco del logo, questo appunto è il logo di default definito all'interno di questo account. Io posso decidere, diciamo, come viene la dimensione con cui viene visualizzato, posso decidere, come per tutte le immagini, di farlo puntare a un indirizzo web. Qui per qualche motivo non gli piace il mio indirizzo email, ma diciamo che glielo facciamo piacere. Come faccio ad aggiungere altri blocchi? Non ho un pannello a lato da cui trascino, quindi non è un editor drag and drop, ma come vedete, quando io passo sopra i blocchi che già ci sono, mi compare un più. Così come succede ad esempio se siete abituati a usare l'editor Gutenberg dentro WordPress, ecco, allo stesso modo io clicco sul più ed ecco che mi compare il pannello dei blocchi disponibili. I blocchi disponibili sono blocchi di vario tipo e corrispondono ai blocchi che avevamo a disposizione, che abbiamo a disposizione nel Classic Editor, più qualcosa in aggiunta e adesso vedremo. Quindi i blocchi più semplici e più, diciamo, di uso più comune sono naturalmente i blocchi di testo e i blocchi immagine. Qui sono chiamati di blocchi di testo, ne abbiamo di due tipi, paragraph and heading, perché all'inizio inizio della vita del nuovo editor ogni pezzetto di testo aveva un blocchetto a sé, quindi ogni paragrafo aveva un blocco, ogni intestazione aveva un blocco. Adesso invece, anche abbastanza giustamente, è possibile all'interno dello stesso blocco di testo avere più paragrafi, quindi io posso scrivere un primo blocco di testo e poi quando vado a capo creo un nuovo paragrafo, ma resto sempre all'interno dello stesso blocco di testo. Chiaramente posso usare qui il mio pannello dei formati per dire che una parte del mio testo è un elenco puntato o numerato e posso anche definire sempre qui all'interno delle intestazioni di livello 1, 2 o 3. Non abbiamo, come invece succedeva nel Classic Editor, un punto in cui andiamo a definire i font e i colori per tutto il testo della nostra campagna email, ma lo possiamo fare pezzo di testo per pezzo di testo. Quindi non ci piace l'elvetica e vogliamo che i nostri titoli siano Georgia e siano colorati di un colore diverso. Andiamo a scegliere il nostro tipo di font, andiamo a scegliere il colore di questo font e andiamo anche a decidere di che colore sono i link all'interno della nostra campagna. Qui una cosa interessante che vi faccio notare è che nel momento in cui noi scegliamo un nuovo colore, sia scegliendolo qui sulla nostra palette colorata, sia andandone a scrivere il codice esadecimale all'interno di questo campo, MailChimp ci aggiunge
una tinta alla palette dei colori. Quindi diciamo che quando noi andremo scegliere un nuovo Quando noi andremo a inserire un nuovo blocco, non solo ci ritroveremo predefiniti i colori che abbiamo impostato, ma poi ritroveremo i colori in tutti i casi in cui possiamo scegliere fra delle tinte. Quindi, se io ad esempio voglio andare a lavorare sul colore di sfondo, sul colore di sfondo magari del canvas, e dire che dietro la parte esterna al mio canvas è questo rosso che ho già definito, mi ritrovo il mio rosso in palette, così come mi ritrovo tutti gli altri colori che ho usato fino adesso. Ma torniamo sui nostri blocchi. Abbiamo i blocchi immagine, naturalmente, qui ad esempio ce n'è subito uno. Il blocco immagine è un blocco nel quale noi possiamo caricare direttamente un'immagine o andarla a prendere dal nostro repository di contenuti e possiamo definirne l'allineamento a destra, a sinistra o dire riempi tutto lo spazio a disposizione. Su riempi tutto lo spazio a disposizione, vedete che la mia immagine è andata ad allargarsi fino a toccare i bordi colorati a fianco ed è rimasto un po' di padding in alto. Andiamo a vedere se sto padding lo riusciamo a togliere. Sì, lo riusciamo a togliere. E questa è una cosa molto interessante che poi vedremo ci permette di fare dei giochi interessanti di layout, perché noi blocco per blocco possiamo andare a modificare, aumentandolo o diminuendolo, il padding intorno al contenuto, sia che si tratti di contenuto di tipo immagine, sia che si tratti di contenuto di tipo testo. I blocchi sono, come accadeva prima, duplicabili, cancellabili e possono essere spostati su e giù all'interno del nostro canvas con queste frecce. Quindi anche qui non li trasciniamo, non facciamo un drag and drop, ma li spostiamo con le frecce. Continuiamo a vedere i blocchi che abbiamo a disposizione. Quindi testi, immagini, il logo è quello che mette il logo come avevamo visto in alto. I blocchi pulsante sono dei normalissimi blocchi pulsante. Anche qui interessante il fatto che noi possiamo, oltre vabbè, a definire lo stile del pulsante stesso, ma anche ad esempio definire lo sfondo del blocco. Quindi ad esempio potremmo dire che il nostro pulsante compare su uno sfondo azzurro e a questo punto lo riempiamo, ma non lo riempiamo, diciamo, con colore nero, ma lo andiamo a fare, insomma, bianco, in modo che spicchi sullo sfondo colorato che abbiamo impostato. Altri blocchi molto interessanti, vabbè, divisori, spaziatori, ve li lascio stare, ve li cercate per conto vostro. Blocchi molto utili sono i blocchi dei layout. I layout sono punti del nostro canvas in cui noi possiamo andare ad affiancare, mettere uno di fianco all'altro dei testi, testi che possono essere anche qui titoli e testo normale, e anche qui testo normale o elenchi. Puntati o numerati che siano, e altrettanto interessanti sono i blocchi testo-immagine. I blocchi testo-immagine, fra l'altro, escono out of the box con questa cosa molto carina di avere già dentro un pulsante. Quindi noi possiamo
creare qui dei layout interessanti in cui abbiamo la nostra immagine, il nostro titoletto, il nostro testo a supporto e qui la nostra call to action rappresentata da un pulsante di cui naturalmente adesso non sto a farvelo vedere, ma possiamo modificare font e colori e dimensioni. Un blocco che abbiamo richiesto, che è uscito solamente poche, diciamo al massimo un paio di settimane fa, ma è stata una richiesta che abbiamo fatto per lungo tempo, è il blocco codice. Non so chi di voi abbia dimestichezza con l'HTML, io personalmente, venendo da una storia in cui in passato ho anche scritto codice, ho sempre piacere di poter a volte mettere qualcosa di veramente molto personalizzato. In generale, avere a disposizione dei blocchi di codice HTML è utile e spesso è l'unico modo con cui noi possiamo inserire cose particolari, ad esempio delle immagini dinamiche o dei countdown. Il blocco codice ha un'interfaccia veramente molto comoda, perché noi qui lo vediamo e vabbè, se dobbiamo scrivere poche cose lo possiamo fare direttamente qui, ma se abbiamo bisogno di scrivere una parte del codice in maniera un pochino più estesa, cliccando in basso a destra, la finestra ci diventa proprio una lavagna nella quale noi possiamo inserire il nostro codice. Io chiaramente qui mi sono preparata in un mio foglio di appunti il codice per inserire qui dentro un countdown che ho costruito con Nifty Images. Nifty Images è un servizio molto carino che permette di creare delle immagini personalizzabili, a cui possiamo anche passare dei parametri. Io spesso lo uso per creare dei contatori di cui posso modulare per bene colori, font, eccetera. Quindi, come vedete, io qui sono scritta il mio codice che mi permette di avere un countdown centrato e responsive e l'ho inserito all'interno del mio blocco codice di MailChimp. Quindi, cos'altro? Oltre al blocco codice, una cosa, un'ultima cosa molto interessante, questa veramente che c'è solo nel new editor e non è presente e non sarà presente nel classic editor, sono le integrazioni, le app. Cosa sono i blocchi app? I blocchi app sono dei blocchi che diciamo, al momento ci permettono di inserire, ad esempio, un link a uno o più immagini su Instagram, a uno o più gallerie Instagram, un'anteprima di un link e, se abbiamo integrato il nostro account con delle app esterne, dei pulsanti per aggiungere un evento a un calendario, la mappa del nostro esercizio locale all'interno di Google My Business, un playable video, un video embedded, anche se c'è il blocco nativo dei video. Insomma, già vedere queste opzioni che ci sono adesso vi fa capire che il New Editor è un organismo pensato per poter essere integrabile con applicazioni terze. E questo apre fra l'altro anche delle opportunità interessanti per chi sviluppa applicazioni, per chi sviluppa integrazioni. Quindi mi viene in mente un possibile modulo integrabile dentro le campagne email MailChimp. Ragionateci su, andate a studiarvi la documentazione per sviluppatori e proponetelo a MailChimp. Io, giusto per farvi capire come può funzionare, creo qui un blocco link preview e ci metto dentro il link della pagina dei webinar. Ed ecco che la mia integrazione link mi mostra appunto l'anteprima del link, un pochino come succede, che ne so, su Review o su Stack. Quindi posso inserire il mio link e il mio link mi viene mostrato in anteprima con varie opzioni di usare il background
di default della mia campagna email, o lasciare un background grigino e fare uscire o meno le immagini di anteprima o la descrizione del link stesso. Cosa mi resta da dirvi? In fondo alle nostre campagne c'è come sempre la parte di footer. Il footer è un elemento obbligatorio delle campagne email perché è quello spazio all'interno del quale ci sono tutti i dati obbligatori e i link obbligatori per disiscriversi, per aggiornare le proprie preferenze, nonché la descrizione della lista. Il footer viene preimpostato da MailChimp. È possibile scegliere fra diversi possibili layout. È possibile all'interno di questi layout fare comparire o non far comparire il nostro logo e mettere o togliere il referral badge, naturalmente se siamo su un account a pagamento, perché se siamo su un account gratuito il referral badge ce lo teniamo perché MailChimp non ci permette di toglierlo. Anche qui possiamo cambiare il colore di sfondo, possiamo giocare con i formati e tutto il resto che fa spettacolo. Naturalmente, diciamo, questa campagna che io ho fatto al volo per mostrarvi le varie opzioni dei blocchi editabili, diciamo che fa abbastanza schifo, quindi la abbandoniamo velocemente perché voglio mostrarvi invece delle strutture, dei layout un po' più, diciamo, gradevoli, piacevoli alla vista, su cui ho lavorato nei giorni scorsi, un po' per esercitarmi e un po' per prepararmi a questo webinar. Quindi andiamo un po' a vedere con il new editor che cosa possiamo fare. Questo è un template di esempio. Come vedete, qui ho giocato con i colori dei pulsanti, con i font, perché fra l'altro una cosa che prima non vi ho detto è che il set di font che abbiamo a disposizione con il new editor è più ampio di quello che avevamo nel vecchio editor e ci sono anche dei font, diciamo, interessanti e piacevoli. Quello che ho fatto in questa parte del mio template è usare dei blocchi di layout giocando con il padding e giocando con i colori di sfondo per creare questo effetto a scacchiera alternato che è piuttosto interessante. Io qui naturalmente ho eliminato i pulsanti, ma volendo nel momento in cui li creavo avrei potuto lasciare i bottoni. Ma vedete insomma che questa cosa qui, questa scacchiera di immagini e testo che si alternano, è una cosa piacevole che assolutamente con il classic editor non saremmo riusciti a fare. E qui altra cosa interessante che possiamo fare con il new editor è giocare con i colori di sfondo per creare delle parti della nostra campagna email con un colore di sfondo diverso. Qui ad esempio io ho usato qui un blocco di testo, qui un blocco pulsante e qui un separatore, mettendoci un colore di sfondo diverso dal bianco e affiancandoli invece al mio footer e a un altro spaziatore, a cui invece ho dato uno sfondo più vivace. Tutte cose che con il vecchio editor non sarebbero state possibili. Ve ne mostro un altro, questo è molto più minimale e pastello. Anche qui ho usato i colori di sfondo e i layout immagine e testo per creare questi effetti. In questo caso utilizzando delle immagini con uno sfondo dello stesso colore di sfondo dei miei layout e con lo sfondo trasparente.
L'ultimo, qui in questo ipotetico logo l'ho messo su uno sfondo colorato e l'ho attaccato a una hero image messa a tutta larghezza. E anche qui, giocando con i blocchi, ho creato questi effetti piuttosto forti. E qui invece ho usato il layout che affianca dei blocchi di testo e immagini. E questo è un effetto che con il Classic avremmo potuto ottenere solamente utilizzando uno dei vecchi template basic che alternano una colonna, due colonne, una colonna di nuovo, mentre qui invece lo possiamo fare senza problemi all'interno del nostro template basic. E qui giocando con immagini e colori di sfondo ho creato questa parte finale davvero bold. Questa è tutta un'immagine, ma in realtà io avrei anche potuto creare un'immagine solamente per questa parte qui in alto, diciamo il piego della busta, e scegliere dei font particolari per impostare questa parte scritta. Cosa mi resta da dirvi? Come vedete, allora, io qui ho creato dei nuovi template e per creare dei nuovi template non devo fare altro che cliccare sul pulsante Create Template e iniziare a lavorare, ma posso anche creare un template a partire da una campagna su cui sto lavorando. Quindi, se io volessi tornare alla mia campagna in draft e fossi particolarmente fiera del disordinato layout che ho generato nella mia demo, potrei anche fare questa cosa qui, potrei dire salva questo design come template, gli do un nome ed ecco che d'ora in avanti ce l'avrò a disposizione. Se voglio creare delle sfortunate campagne con questo layout così disordinato. Ok, io a questo punto direi che non ho più cose da raccontarvi, diciamo che mi vengano in mente adesso, per cui lascerei a voi la voce per tutte le domande che vi sono venute in mente, tutti i commenti che vi sono venuti in mente riguardo alle cose che avete visto e magari alle prove che avete già fatto voi utilizzando il new editor di MailChimp. Ale, intervengo io perché nel frattempo delle domande sono già arrivate, ne abbiamo sei in particolare. Cinque riguardano proprio l'editor e una un po' più la community. Nel frattempo ne è arrivata un'altra, prendo nota. Allora, parto con quelle riferite all'editor e parto con quelle un po' più, la cui risposta è più veloce. Allora, Antonio Ginardi chiede: qual è quel servizio di codici che hai citato? Credo fosse Nifty Images. Nifty Images, sì, Nifty Images è un servizio online che ha un piano freemium, potete provarlo, il suo pricing dipende dal numero di aperture delle immagini che generate, niftyimages.com, è un servizio veramente molto ben fatto che permette di creare delle immagini dinamiche. Se qualcuno di voi è iscritto alla newsletter di Really Good Emails, anche Really Good Emails è una risorsa fantastica per farsi venire delle buone idee, loro spesso usano Nifty Images per inserire delle immagini dinamiche all'interno delle loro campagne. Quindi voi dentro Nifty Images configurate la vostra immagine, potete fare in modo ad esempio che ci compaia dentro il nome o addirittura la foto della persona che riceve la mail, sempre che naturalmente quello sia un dato che voi avete. Noi ad esempio in Digital Update usiamo Nifty Images per mandare
certificato di completamento di un corso. Quando le persone terminano un corso online, ricevono una mail di complimenti e dentro c'è una specie di immagine che finge di essere un diploma e c'è scritto: complimenti Alessandra, hai terminato il tuo corso. Alessandra chiaramente è un parametro che è il first name della persona che sta ricevendo quel messaggio e che viene passato a Nifty Images, quindi c'è un template di base e Nifty Images ci si mette dentro il testo che gli è stato passato come parametro. Ok, adesso due domande molto simili. Una di Elisa Campedelli e ancora di Antonio Girardi, che fondamentalmente chiedono cosa succede ai template già salvati o sviluppati con il Classic Builder una volta che si passa a quello nuovo. Grazie della domanda. Allora, in questo momento dentro a MailChimp coesistono Classic e New Builder. Anzi, quando noi lavoriamo non a campagne email regolari, ma a campagne email automatiche, il Classic Builder è l'unico editor che possiamo usare. Quindi il Classic Builder è ancora vivo e lotta insieme a noi. E se abbiamo creato delle campagne col Classic Builder o dei template Classic, questi continuano ad essere utilizzabili, cioè se noi abbiamo una vecchia campagna creata col Classic Builder e la replichiamo, nel momento in cui ci andiamo a lavorare per modificarla, viene attivato Neapolitan in Classic Builder. Quindi anche se abbiamo, come nel mio caso, impostato come editor di default il New, nel momento in cui andiamo a lavorare su una campagna creata col Classic, vediamo l'interfaccia del Classic. Il problema è che noi non possiamo usare un template classic dentro al new builder, dobbiamo ricrearlo, diciamo, ex novo con il new builder. Nelle automation dobbiamo continuare a usare il classic builder, almeno per il momento, poi secondo me non manca molto a quando anche nelle automation si passerà dal classic al new e non so se a quel punto le due cose continueranno a poter coesistere, cioè la mia impressione è che molto probabilmente nelle automation, quando andiamo a creare qualcosa di nuovo, ci verrà proposto l'editor di default di quel momento e continueremo però naturalmente a poter lavorare sulle campagne vecchie. Diciamo che sicuramente l'obiettivo di MailChimp è sviluppare il new editor, quindi non facendo nuovi sviluppi sul classic e attendere probabilmente il new editor sarà quello che resterà. Non penso che sia possibile, perlomeno non nel brevissimo o medio termine, eliminare del tutto il classic editor, se non altro per una questione di gestione delle campagne legacy, sia automatiche che normali. Quindi Alessandra, credo che abbiamo anche già risposto a Cristiano Ferrari che chiedeva, una volta che una campagna è creata con un editor o l'altro, non è più possibile cambiare in corsa, vero? No, una campagna nasce con un certo editor e continua ad essere editabile con quell'editor. Se si tratta di una campagna automatica, in questo momento c'è solo il classic editor. Se si tratta di una campagna normale, nel momento in cui noi la apriamo, la creiamo, MailChimp ci fa usare l'editor che abbiamo configurato come default in quel momento. Una volta che l'abbiamo battezzata New Editor, se anche andiamo a cambiare i nostri setting dicendo da adesso voglio usare il classic, quando torniamo sul draft di quella campagna abbiamo sempre il new. Quindi diciamo come nasce, resta. Ale, poi ci sono due domande sul blocco HTML. Elisabetta Pendola chiede se è possibile inserirvi anche del codice JavaScript. No, solo HTML, non codice dinamico. Ok, e poi Chiara Alboni dice: ciao, intanto blocco code sempre sia lodato, assolutamente. Vorrei capire se però al di fuori del blocco code resta l'impossibilità di intervenire nel codice degli altri blocchi, come nel vecchio editor. Purtroppo in questo momento sì. Allora, io devo dire, io sono stata, diciamo, una spina nel fianco del team sviluppo,
dell'editor, perché su questa cosa del poter lavorare sull'HTML, cioè, l'ho chiesto a gran voce per un sacco di tempo. Anch'io adesso avrei voglia ogni tanto di poter lavorare sul codice dei blocchi testo, che è quella cosa che ti permette di eliminare in un breaking space di troppo, di vedere, di controllare se nei copia e incolla da qualche editor esterno ti sei portato dietro delle porcherie. Diciamo, io sono una che spesso guarda il lato codice dell'HTML. Però purtroppo al momento non possiamo mettere in modalità codice le parti testo, sia dei blocchi testo, sia dei blocchi, sia dei layout. Forse in futuro questa possibilità arriverà, io continuerò a chiederla perché ogni tanto a me servirebbe. In questo momento, se ci rendiamo conto che vogliamo assolutamente scrivere un pezzo di testo, diciamo, in cui mettere le mani e in cui definire per bene che cosa succede dietro, ce lo dobbiamo scrivere in un editor HTML e andarci a copiare il codice in un blocco HTML. Alessandra, la stessa cosa vale anche per il codice CSS, quindi fogli di stile, giusto? Non posso. Ma allora, in realtà io ho già fatto dei test usando il blocco HTML per inserire dei pezzi di stile all'inizio della campagna. Quindi non posso andare a definire lo style inline all'interno di un blocco di testo, ma posso, se non appunto scrivendo un blocco HTML to pure, ma posso inserire un blocco HTML all'inizio della mia campagna per dire, ad esempio, in questa campagna mi carichi i Google Font di un certo tipo e poi tutti i titoli li fai con questo font. Ad esempio, nel template, diciamo, fatto col nuovo editor per la pop-up newsletter di Palabra, quella che scriveremo nei prossimi giorni mentre saremo a Chicago ad Unspam, all'inizio c'è un blocchettino HTML in cui faccio in modo che tutte le intestazioni della nostra campagna email siano in Frances, che è il font scelto da Emanuele Centola per i titoli del nostro sito. Quindi, diciamo, possiamo lavorare sui fogli di stile nel blocco HTML. Se vogliamo fare anche qui un pezzo di testo con uno stile particolare, dobbiamo scriverlo tutto in HTML. Alessandra, poi c'è Alessio Bragadini che chiede: c'è una qualche corrispondenza tecnologica tra questi blocchi e i blocchi del nuovo editor di WordPress, nuovo tra virgolette, oppure è solo lo stesso background di idee che girano? Credo la seconda, ma qui mi fai delle domande che escono un po' dal mio dominio di competenze. Diciamo che la motivazione che è stata portata da MailChimp per lo sviluppo del nuovo editor è stata anche una motivazione di tipo tecnologico, per cui non escludo che sia, come dire, restare nel flusso di quelle che sono le ultime tendenze della programmazione e che ci siano delle affinità proprio a livello tecnologico. Però cosa ci sia dentro, non lo so, confesso la mia ignoranza. Però se vuoi lo chiedo. Poi c'è Giordano De Sanctis che chiede: il blocco video permette di inserire effettivamente i video? No, i video non possono essere mandati, messi dentro alle email e neanche in questo momento essere messi, caricati dentro al repository di immagini e documenti di MailChimp, perché sarebbero troppo pesanti. Il blocco video, come nel Classic Editor, permette di embeddare un video che però è già in un'altra piattaforma di streaming, tipicamente YouTube o Vimeo, impostandone eventualmente l'immagine di anteprima, e fare sì che nei client di posta che supportano, diciamo, questo tipo di interfaccia, il video possa partire direttamente all'interno della campagna email. In tutti gli altri, quel blocco lì sia un link allo YouTube di turno. Altrimenti, se vogliamo mettere qualcosa che si muove dentro la nostra campagna, GIF animate e via. Ale, c'è ancora Elisabetta Pendola che dice, che chiede: ho scelto il nuovo builder fin dall'inizio della beta,
ma non ho ancora ben chiaro come automatizzarlo in una campagna non troppo invadente, tipo solo una al mese, che a partire dai modelli riassuma automaticamente sempre gli ultimi articoli della parte blog dei siti aziendali dei clienti in modo automatico con lo stesso template, più un'intro personalizzata con il tema del mese, ma sempre lo stesso logo, le stesse icone social, eccetera. Ok, questa è una domanda molto tecnica e magari ai merge tag dedicheremo un webinar ad hoc. Adesso ti do qualche indizio per trovare e costruire la tua risposta. Ci sono due tipi di utilizzi dei feed RSS, cioè sostanzialmente dei contenuti che vengono pubblicati in un blog per generare campagne. Il primo è la creazione di campagne indotte e generate direttamente dai feed RSS. Sono le classiche campagne, quelle che una volta si chiamavano RSS to email, e sono delle automazioni classiche, fra l'altro, quindi non delle customer journey, ma delle classiche automation. E questa è un'altra cosa, cioè significa creare un'automazione classic che distribuisce i post di un blog, configurare il feed RSS di partenza e impostare un template, in questo momento col Classic Editor, che è l'unico disponibile all'interno delle automazioni. La domanda che mi fai tu invece è come posso inserire dei contenuti generati da un blog all'interno di una campagna che parte. Per fare questo devi usare un gruppo di merge tag particolari che sono i merge tag relativi ai feed RSS e che ti permettono di dichiarare qual è il feed di partenza. Quindi tu inizi un blocco di testo in cui metti i tuoi merge tag. Il primo merge tag che metti, non mi chiedere di dirti a memoria la sua sintassi, ma poi nella documentazione se cerchi RSS merge tags lo trovi. Comunque tu dichiari qual è il feed di partenza, apri un loop sostanzialmente e per ogni item di quel feed tiri fuori il titolo del post, oppure l'abstract del contenuto, oppure il contenuto tutto intero e imposti il link all'URL di quel post. Diciamo che c'è una sintassi specifica che permette di dire quanti degli ultimi post devo tirare fuori e che cosa, visualizzo per ciascuno di essi. Chiudo il loop e fine. Questo ti permette appunto di inserire all'interno di una campagna che può partire in qualunque momento dei contenuti che sono le ultime cose che sono state scritte in quel blog o dal feed generale o dal feed di uno specifico tag. Noi ad esempio usiamo questa sintassi in Digital Update per alcune campagne automatiche che non so, se tu acquisti il mio corso online su MailChimp, ti mandano un messaggio che dice: questi sono gli ultimi post a tema email marketing che abbiamo pubblicato sul blog di Digital Update. Quindi, se tu lo acquisti oggi, vedi gli ultimi 5 post che saranno probabilmente stati pubblicati negli ultimi mesi. Se tu l'avessi acquistato, un anno fa, avresti visto dei post diversi. Questo perché quelle istruzioni lì vanno a prendere il feed come è in quel momento e scorrono gli ultimi n elementi restituendone titolo, URL e quello che abbiamo scelto di visualizzare. Diciamo che mi rendo conto che bisognerebbe vederlo, ma se vuoi poi dopo se mi scrivi ti mando il link alla documentazione di MailChimp specifica per rispondere e realizzare quello che ti ho raccontato. Adesso ci sono due domande che prescindono un po' dall'editor, ma le facciamo lo stesso. Allora, Federica Tesser, scrive: chiedo un consiglio sull'utilizzo delle immagini. Le newsletter di un cliente che gestisco spesso finivano in spam e, provando a fare delle campagne senza immagini, a parte il logo, abbiamo notato che il problema non si ripresentava più. Può essere dovuto a questo o può trattarsi di altro? Allora, in generale, i filtri anti-spam usano fra i criteri con i quali valutano
il livello di spammosità di una email, anche il rapporto fra immagini e testo, o elementi quali sono immagini che hanno una descrizione alternativa, sono, diciamo, c'è un equilibrio fra la parte immagini e la parte testo. Quindi, in generale, avere delle campagne che sono una grande immagine, questo succede perché spesso i progettisti grafici dicono: ma deve venire così, con queste proporzioni, con questo font esatto. Allora fotografiamo il volantino e lo piazziamo dentro. Ecco, questa cosa qui è molto deprecata per un milione di motivi. Quindi, se abbiamo solo immagini, è più alta la probabilità che veniamo classificati come spam. Se invece abbiamo un giusto equilibrio fra immagini e testo, allora ecco che si capisce che, insomma, c'è del contenuto. Non ricordo se c'era una seconda parte della domanda. No, era questo sull'immagine. Elisabetta Pendola chiede: si possono importare i contatti degli iscritti a un blog di WordPress, quindi non iscritti alla newsletter di MailChimp, ma iscritti a un blog di WordPress come destinatari della newsletter MailChimp? Oh, mi viene da dire di no, nel senso che se io mi iscrivo a un blog WordPress è perché voglio ricevere le notifiche, gli aggiornamenti quando tu pubblichi dei nuovi articoli. Quindi, a meno che la tua newsletter non sia semplicemente la distribuzione degli articoli del tuo blog, mi verrebbe da dire che in termini, al di là delle questioni legali per le quali la mia risposta è sempre chiedi all'avvocato, ma diciamo, da avendo studiato anche poi la sostanza, non solo la forma del GDPR, che consensi ti hanno dato le persone che si sono iscritte al tuo blog su WordPress? Il consenso a WordPress, in realtà, di avvisarle quando tu pubblichi un post nuovo. Quindi, se tu le importi dentro a MailChimp, la condizione è che tu usi quel particolare segmento di lista esclusivamente per avvisarli quando hai scritto un nuovo post. Poi nulla ti vieta di chiedergli, di suggerirgli di iscriversi anche alle altre tue newsletter, però, diciamo, al di là delle questioni formali, il punto sostanziale è ti hanno chiesto di leggere i tuoi post, non ti hanno chiesto di leggere le tue newsletter. Ottimo. Ora, se non ci sono altre domande riguardo a quello che ci siamo detti, c'è l'ultima più sulla community, quindi se per caso mi sono perso qualcosa, vi prego di incalzarmi con le domande qui. Altrimenti l'ultima domanda è questa ed è di Alessia Musi e dice: forse non è chiarissimo il concetto, forse la differenza tra partner e pro partner. Certo, allora, intanto che rispondo a questa domanda, ti chiederei Marco di far partire invece l'ultimo sondaggio in cui vi chiediamo noi di dirci il vostro feedback su questo webinar. Quindi se questo webinar vi è stato utile rispondete di sì, altrimenti tirateci i pomodori. A parte questo, rispondo alla domanda di Alessia. MailChimp & Co. è una community nella quale si può entrare anche prima di diventare partner, cioè è un percorso pensato per chi usa MailChimp in maniera professionale. Il primo step è entrare in MailChimp & Co., poi via via che si cresce, diciamo, di esperienza in MailChimp, e questo significa gestire più clienti e gestirli proprio come agenzia, e via via che si acquisiscono le certificazioni, perché dentro MailChimp & Co. si ha accesso all'Academy, nella quale è possibile non solo fare dei corsi più strutturati di questi webinar, ma anche proprio certificare le competenze acquisite. Quindi via via che si cresce come gestione clienti e si cresce nelle certificazioni, si accede al livello di partnership e poi ancora all'aumentare del numero di partner, del numero di clienti gestiti e delle certificazioni a livello pro. Ci sono delle opportunità diverse, dei vantaggi diversi. Questo sarà, fra l'altro, il tema del prossimo webinar che sarà proprio dedicato al programma partner MailChimp. Quindi Alessia, al di là di queste primissime indicazioni che ti do, ti consiglio sicuramente a te e a tutti gli altri interessati a questo tema di partecipare al webinar che faremo a maggio. Marco, com'è andata? Beh, direi che è andata. Non so. Direi è andata piuttosto bene, vi ringrazio tanto. Non ci resta che, Marco,
ricordi tu gli appuntamenti prossimi? Sì, eccomi. Allora sì, ci sono i prossimi webinar il 12 maggio, il 9 giugno, il 7 luglio, sono sempre il giovedì, sono sempre da mezzogiorno e mezzo all'una e mezza circa. Poi in realtà ci sono altre cose che abbiamo in serbo, quindi tra un po' verrà pubblicata una landing page che fondamentalmente funzionerà un po' da gateway per poter accedere ai webinar e a quello che sto per dirvi adesso. Allora, un'altra iniziativa sono questi clinici 101, quindi fondamentalmente potete, come dire, prenotare uno slot di un'ora circa, con me e Alessandra. Fondamentalmente è gratuito questo momento. Abbiamo previsto che voi, in sostanza, possiate chiederci o un aiuto direttamente su un cliente che state gestendo, o un aiuto sul vostro email marketing, o anche in generale, se vendete servizi di email marketing, magari un confronto con noi, visto che facciamo anche noi questo di mestiere, su come venderlo meglio, o se ci sono dei dubbi proprio sulla vendita, sulla gestione della disciplina, quindi magari un po' meno, diciamo, la technicality, ecco. Aggiungo una piccolissima cosa a quello che sta dicendo Marco, la 101 Clinic, è solamente per freelance e agenzie in questo caso. Quindi, mentre i webinar sono ovviamente aperti a tutti, anche se pensati per freelance e agenzie, la 101 Clinic è solamente per chi usa Mailchimp da professionista. Sì. Poi una cosa bellissima, nella stessa landing page troverete l'accesso a una form per sottoporre i vostri casi studio. Mailchimp è affamata di casi studio, e noi adesso ci preoccuperemo insomma solo di quelli del mercato italiano, però insomma sappiate che ne hanno proprio bisogno, quindi non è un po' quella classica situazione dove c'è una barriera all'ingresso molto, molto alta, c'è un processo di valutazione, però in questo momento loro sono proprio avidi di casi studio, quindi questa può essere per voi, per i partner, un'ottima occasione per ottenere visibilità, perché poi questi casi studio saranno pubblicati nel sito di Mailchimp, che insomma un po' di traffico lo fa. E infine rinnoviamo la nostra presenza e quindi speriamo di vedervi anche lì al Web Marketing Festival di Rimini, appunto prima con la moderazione di una sala il giorno 1 e poi con un workshop dedicato. Ci saranno molto probabilmente, anche se le policy interne sui voli internazionali sono ancora un po' incerte, però molto probabilmente ci saranno delle persone di Mailchimp. Come dire, l'agenda di questo workshop va nella direzione non tanto di parlarvi di email marketing, ma di ragionare rispetto all'agenzia e all'essere liberi professionisti. Quindi, ad esempio, ci sarà anche chi ci parlerà di gestione di flussi, di gestione di tempo. Quindi non sarà sull'email marketing, ma è supportato, sostenuto, sponsorizzato da Mailchimp. E lì la capienza della sala è di 80 persone, non ci si può prenotare. Chi prima arriva meglio alloggia. Benissimo, è proprio pensata per vendere meglio servizi digitali lavorando meglio. E non ci resta che ringraziarvi in questo momento. Se avete dubbi, avete già dei casi che pensate di poter proporre a Mailchimp per la pubblicazione, avete domande sulle iniziative del progetto pilota Mailchimp & Co. in Italia, scriveteci a questo indirizzo email mcenco@palabra.email, lo leggiamo io e Marco e vi risponderemo. Poi a brevissimo, naturalmente, ci saranno anche altri modi per restare in contatto. Se ci cercate su LinkedIn, sia noi che Mailchimp pubblicheremo aggiornamenti sul progetto e speriamo di rivedervi sia ai prossimi webinar sia a Rimini. Grazie del vostro tempo. Ciao! Ciao.